loro hanno tenuto la prima parte di gara per il primo tempo, poi noi abbiamo dilagato. Questa era una partita che ci serviva da preparazione per testare bene la difesa e l'attacco, poi in vista del match importantissimo di mercoledì prossimo con il Savona e anche di sabato con gli Adler. Senti, ha impressionato il fatto che avete segnato almeno 4 gol in controfuga, però avete cercato il dialogo anche sotto porta, anche nel caso di 4 contro 1, però avete cercato molto il dialogo. Sì, diciamo che abbiamo cercato la situazione più semplice, perché andando magari in contropiede 2 contro 0 o 3 contro 1 c'è sempre l'uomo libero davanti alla porta, quindi siamo stati bravi a non essere egoisti e a passare la palla al compagno di squadra. Senti, una parola per Gennaro, non far rimpiangere gli altri due portieri infortunati, perché insomma praticamente in difesa date molta tranquillità. Sì, sì, no, ovviamente Gennaro fa parte appieno del nostro gruppo, lui lo sa, noi lo sosteniamo e dobbiamo cercare di aiutarlo in tutte le partite. Si sta comportando bene nei due match che ha giocato e dovrà essere fondamentale fino a quando Pastorino e Tempesti non rientreranno. Senti, adesso citavi il Savona, ci sono comunque due impegni importanti, quello di Euroleague sabato e comunque il Savona. A quale dei due annettete più importanza? No, sono tutte e due fondamentali, perché nell'Eurolega siamo alla seconda partita, quindi c'è tutto un cammino davanti. In campionato dobbiamo recuperare appunto 2 punti sul Savona, quindi la vittoria sarà fondamentale per riconquistare la vetta. Dal punto di vista fisico e di preparazione, come vi trovate a questo punto dopo le due sconfitte che hanno fatto un po' discutere, no? Brescia e Napoli? Sì, le due sconfitte sono dovute appunto dal grande carico di lavoro che stiamo affrontando, perché noi dobbiamo essere pronti per essere al 100% nella seconda parte della stagione, però penso che mercoledì prossimo saremo pronti al top.